A Venezia sale l'attesa per l'edizione 2023 della regata storica. Giovedì 31 agosto, a partire dalle ore 17:30, in Campo della Salute, si terrà la presentazione degli equipaggi e la benedizione dei gondolini, uno dei più importanti appuntamenti di avvicinamento all'evento, in programma appunto per domenica 3 settembre. Il ritrovo degli equipaggi sarà in erbaria alle ore 17, con partenza alle ore 17:15 del corteo acqueo lungo il Canal Grande fino alla Salute, dove avrà luogo poi la cerimonia alla presenza del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro. Da alcuni anni la benedizione dei gondolini avviene arricchita con la presentazione di tutti gli equipaggi partecipanti alle diverse regate, a cui verranno consegnate le fasce colorate. Come è noto, nella voga della Veneta le fasce corrispondono ai 9 colori delle imbarcazioni in gara: il bianco, canarino, viola, celeste, rosso, verde, arancio, rosa e maron. Nel frattempo, i comuni di Cavallino Treporti, Caorle e Jesolo hanno già salutato i loro regatanti partecipanti alla competizione. Le fasi principali della storica saranno trasmesse in diretta nazionale, dove si potranno seguire le imprese dei regatanti che scenderanno in acqua. A Bibione ci sarà l'Holistic Festival dal 15 al 17 settembre, un autentico ritiro yoga in riva al mare che darà ad appassionati e neofiti delle discipline olistiche la possibilità di staccare per un intero weekend e creare il proprio personale percorso di benessere attraverso un programma di oltre 50 ore di lezione da praticare all'alba e al tramonto. Per la seconda edizione del festival saranno quattro le aree allestite sulla sabbia, dove andranno in scena le più efficaci e affascinanti discipline olistiche, alcune accompagnate anche dalla musica dal vivo. Si potrà lavorare su respirazione e movimento. Non mancheranno anche la meditazione e i canti mantra, i bagni di gong planetari per una ricerca di armonia. Gli strumenti per stare bene ed essere felici sono alla nostra portata e Bibione Holistic Festival sarà l'occasione per conoscerli e praticarli, spiega Claudio Cedolin, direttore artistico dell'evento e Master Yoga Teacher dello Stadium Yoga di Mestre. Insieme al top degli insegnanti del settore guideremo i partecipanti in 3 giorni di guarigione profonda continua. E se è vero che non è mai troppo presto per dedicarsi al benessere, al Bibione Holistic Festival i bambini dai 4 ai 10 anni potranno accompagnare gratuitamente mamma e papà nella giornata di sabato, muovendo i primi passi tra le discipline olistiche, con laboratori e lezioni pensati per ogni età. L'appuntamento è per venerdì 1 settembre alle ore 17:30 nel giardino del piccolo rifugio di San Donà di Piave. Sarà qui dove vivono e trascorrono le loro giornate circa 40 uomini e donne con disabilità che andrà in scena l'evento Bellezza senza confini. Un pomeriggio dedicato alla bellezza, quella che va al di là degli sguardi, al di sopra dei pregiudizi. Un pomeriggio dedicato all'arte e al volontariato. Un pomeriggio dedicato all'incontro tra diverse realtà di San Donà di Piave, unite nella solidarietà per un incontro con il territorio che il Covid ha troppo a lungo negato. Questo è Bellezza senza confini, una sfilata di moda e cultura dove a sfilare in passerella saranno proprio gli ospiti della struttura, grazie alla collaborazione di alcune attività commerciali di San Donà di Piave. Per le nostre donne e i nostri uomini, spiegano dall'equipe educativa del piccolo rifugio, Bellezza senza confini rappresenta la gratificazione di sentirsi belle e belli perché guardati e ammirati dal pubblico. Ad accompagnare la sfilata è il contributo di altre due realtà di San Donà di Piave: la libreria raggiungibile che proporrà letture d'autore e Scuola Musicamente che eseguirà la musica di accompagnamento. Ma ci saranno anche scout di Masce, Gesce e San Donà 1, assieme ad altri amici e volontari del piccolo rifugio che collaborano all'organizzazione dell'evento. Per assistere alla sfilata servirà prenotarsi con un messaggio WhatsApp. La Polizia di Stato di Venezia ha effettuato, su disposizione del questore, un collocamento presso il centro di permanenza e rimpatrio di Gradisca di un cittadino straniero del Marocco, gravato da numerosi precedenti penali. Il decreto di espulsione è stato emesso in relazione al curriculum criminale dello stesso cittadino marocchino che, sebbene in Italia da diversi anni ed in possesso in passato di regolare permesso di soggiorno, si era reso responsabile negli anni di reati di violenza sessuale,
sessuale, ricettazione e rapina, furto aggravato con strappo e con destrezza ai danni di turisti del litorale di Jesolo, privati cittadini ed attività commerciali. Il soggetto era stato già in passato destinatario dell'avviso orale del questore e nel dicembre 2022 dell'applicazione della misura del divieto di dimora nel comune di Jesolo. Si era poi trasferito a San Donà di Piave, dove ha continuato a perpetrare condotte criminali, in particolare con furti nei locali pubblici della zona, fino al suo arresto, sempre per furto, effettuato dai carabinieri di Noventa di Piave nel gennaio di quest'anno, con conseguente applicazione della misura cautelare dell'obbligo di presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria. Lo stesso ha poi continuato a disattendere sistematicamente le prescrizioni imposte, per cui nel mese di febbraio 2023 il Tribunale di Venezia aveva emesso ordinanza di aggravamento della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla PG, disponendo il suo trattenimento in carcere. Nel mese di marzo invece è stata infine emessa una condanna a suo carico del Tribunale di Venezia alla pena di reclusione di 6 mesi per i reati di cui furto aggravato commessi a San Donà di Piave, e in quella circostanza il questore di Venezia ha anche emanato il foglio di via obbligatorio con il quale gli è stato ordinato il divieto di ritorno nel comune di San Donà di Piave. Pertanto, alla luce del quadro finora delineato all'atto della sua scarcerazione, nella mattinata di sabato 26 agosto ad attenderlo vi erano gli uomini della Questura di Venezia, i quali lo hanno accompagnato presso il CPR di Gradisca di Sonzo, dove sarà trattenuto per il tempo necessario nell'esecuzione del provvedimento espulsivo e fino al suo definitivo allontanamento dal territorio nazionale. È avvenuto questa mattina uno schianto tra 2 mezzi pesanti lungo la A4 nell'area di Arino di Dolo. L'incidente ha provocato rallentamenti che hanno raggiunto persino gli 8 km di coda in direzione Milano, ma fortunatamente non ci sono feriti. Lunedì sera è stata raggiunta a Venezia una punta massima di 120 cm di marea, ma la città storica è stata protetta dal Mose, sollevato alle 18 dello stesso pomeriggio. Il responsabile del centro maree del comune, Alvise Papa, afferma che è stato un dato da record, superando persino i 102 cm del 6 agosto scorso. Ciò è causato dal calo barico dovuto alla depressione sull'Adriatico e al contributo astronomico.